Stati generali per la sicurezza stradale, le due giornate a Roma. Incidenti stradali al secondo posto tra le paure degli italiani. Patenti under 20, il primato del meridione. Centro studi Cesare Ferrari, in arrivo i videocorsi di formazione. Buongiorno, bentrovati a una nuova edizione del Targi TV News. L'appuntamento di questa settimana si apre con un resoconto particolare delle due giornate organizzate dalla Fondazione Luigi Guccione Onlus, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre a Roma, dal titolo Gli Stati Generali per la Sicurezza Stradale. Due giornate dedicate appunto alla sicurezza stradale in Italia, che hanno approfondito tempistiche e metodologie necessarie a risolvere le criticità del sistema dei trasporti, con una particolare attenzione alle carenze infrastrutturali che incidono non poco sul tasso dei sinistri, tanto quanto l'alta velocità e le distrazioni alla guida. Oltre ai numerosi esperti del settore, hanno partecipato anche il viceministro delle Infrastrutture dei trasporti, Riccardo Nencini, il sottosegretario di Stato Cosimo Maria Ferri, Antonio D'Atri, vice segretario nazionale autoscuole, che nel corso del suo intervento ha ribadito l'importanza dell'educazione stradale e della formazione. E ricollegandoci proprio all'iniziativa della Fondazione Guccioni, parliamo di sinistri stradali, di un sondaggio effettuato dai PR Marketing, condotto proprio per la Fondazione. L'indagine ha sondato i maggiori timori dei cittadini italiani e ha rivelato che al secondo posto dopo i furti ci sono proprio gli incidenti stradali. Il 71% degli intervistati ha dichiarato di essere fortemente preoccupato di essere coinvolto in un sinistro, una percentuale che si alza notevolmente dell'84% passando al meridione. Il 60% degli intervistati ha poi dichiarato di essere stato coinvolto, di aver rischiato anzi di essere coinvolto in un incidente. E il dato preoccupante, che si ricollega poi alla tematica trattata dalla Fondazione, il 76% degli italiani che dichiara che le condizioni dell'asfalto, le condizioni delle nostre strade sono tra le cause principali degli incidenti stradali. Patenti under 20, sempre parlando appunto di sondaggi, di studi, il Centro Studi Continental ha effettuato uno studio sui dati del Ministero dei Trasporti e ha rivelato il primato del numero dei patentati under 20 che spetta appunto al meridione, che supera nettamente il nord Italia. La Sicilia detiene questo primato, seppur con le eccezioni del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta. Ad incidere sulle statistiche sono le carenze del sistema dei trasporti pubblici, che non rappresentano un'alternativa praticabile all'uso del mezzo privato, e la popolazione mediamente più giovane del sud Italia. Per questo appunto chi vuole spostarsi nelle regioni del sud sceglie il proprio mezzo piuttosto che appunto il mezzo pubblico. In chiusura del nostro telegiornale vi ricordiamo che saranno presto online i corsi video formativi del Centro Studi Cesare Ferrari, una valida alternativa alla formazione di tipo tradizionale che si potrà seguire direttamente da casa, con tematiche che vanno dall'autotrasporto alla sicurezza sul lavoro. Per tutte le informazioni che riguardano questi corsi vi segnalo il sito www.cesareferrari.it e la pagina Facebook dedicata. Questa era l'ultima notizia, ma vi segnalo una cosa importante. Oggi pomeriggio sarà online una puntata speciale di Buongiorno Nasca dedicata all'omicidio stradale. In studio il viceministro Riccardo Nencini, l'onorevole Paolo Gandolfi e per Unasca il segretario nazionale autoscuole Emilio Patella. È tutto per questa edizione, vi do appuntamento sempre venerdì prossimo, buona giornata.